Salve, sto registrando quest'intro dopo aver già registrato il video che state per vedere. In realtà l'abbiamo registrato tipo 7-10 giorni fa, però abbiamo un po' paura di far uscire questo video perché è decisamente delicato. Quindi ho detto, faccio almeno un intro di premesse aggiuntive nella speranza che possa andare meglio. Però quello che state per vedere è un video decisamente delicato che tocca delle corde molto delicate in questo momento, nel 2024, nella nostra società. E che ve lo dico chiaro, non ci guadagniamo veramente niente a parlarne, ma proprio niente. Cioè, lo sapete, a questo canale guadagniamo praticamente nulla in generale. Non è un argomento trend in Italia in questo momento la cosa specifica di cui parliamo. Ho visto giusto che Jumbo l'ha pubblicato 2 giorni fa e ha detto bravo, almeno qualcuno ne parla, così siamo meno soli. E non ci guadagniamo nulla di nulla, lo stiamo facendo solo perché so che situazione si sta formando, diciamo, nella... chiamiamo la differenza tra sessi, comunque nelle diatribe che oggi ci sono tra maschi e femmine nella società, dove ci sono sempre più litigi nei social, sempre più parti tossiche ed estreme, e so che un argomento del genere trattato nel modo giusto vi serve, sia se siete delle ragazze, sia se siete dei ragazzi. Penso che sia veramente importante parlare in modo razionale di un argomento dove la razionalità è andata persa. E va bene, non siamo sempre razionali, siamo esseri umani, siamo emotivi, le emozioni fanno parte di noi ed è il bello dell'essere umano. Ok, va benissimo, però non c'è razionalità oggi nell'argomento e abbiamo provato a portarla. Magari risulterà un po' freddo, risulterà un po' cinico, siamo noi siamo fatti così, quindi prendere o lasciare, però semplicemente guardate il video con la testa aperta, cercando di non avere dei preconcetti, delle ideologie, perché non servono veramente a niente e a nessuno, ve lo garantisco, sia per voi stessi sia per gli altri nella società. Cercate semplicemente di guardare il video con la mente aperta. Poi, se a fine video non siete d'accordo con noi, scrivete un commento, dite il vostro punto di vista in modo educato, perché altrimenti ragazzi, bando, perché per sbraitare e litigare avete Instagram e Facebook, è già bellissimo, avete un sacco di posti dove massacrarvi gli insulti, fatelo lì. Qui in maniera educata, potete non essere d'accordo e va bene, però in maniera educata. Vi lascio con il video, speriamo bene, speriamo che vada tutto bene, però buona visione. Ah, oggi ci divertiamo tantissimo, non sa nulla, non ne ha la più pallida idea e io partirò facendole una domanda e voglio, voglio divertirmi. È un contenuto che è andato abbastanza virale su TikTok, okay. All'estero, in Italia credo che non si sappia niente di questa storia e la trovo meravigliosa. Poi contestualizzerò dopo, però partiamo così. Sei in un bosco, ok? Ti sei persa in un bosco e puoi scegliere se avere con te un orso non addomesticato o un uomo. Non puoi scegliere che l'uomo e l'orso è un orso selvaggio. Cosa scegli? No, ho già capito dove potrà andare a parare questo discorso. Comunque ovviamente scelgo l'uomo. Ok, perché? L'orso mi sbranerebbe. Ok, l'uomo? L'uomo è un uomo, quindi alla fine, cioè... E ci sono certi pericoli. Sì, ma è più probabile che mi capiti una persona normale, una persona brava, no? Quindi statisticamente... è più probabile che l'orso ti faccia del male rispetto che l'uomo. Sì. Ok. Ok, abbiamo completamente tagliato tutto il video dopo la gag iniziale, quindi c'è stata la gag iniziale e poi noi adesso perché che parliamo. Poi non aveva senso rifarla. Perché quella non aveva senso rifarla ed è carina quella, però abbiamo tagliato perché è delicatissimo sto video. È difficile. È molto difficile. Ci proviamo. Allora, prima di tutto... bisogna contestualizzare. Contestualizziamo. Allora, semplicemente quello che sta succedendo è che credo solo all'estero per adesso c'è questa cosa che è andata abbastanza virale su TikTok, credo anche in altri social, dove appunto viene detto, e quello originale era così: c'è una ragazzina di 13 anni in un bosco, ok? Le affianchi un orso o un uomo, ok? E questo dovrebbe essere l'originale. E poi è diventato, tu come donna vorresti avere a fianco, mentre certo, sei dispersa in un bosco, l'orso o l'uomo. Come hai fatto la domanda anche a me. Come hai fatto la domanda anche a te. E tendenzialmente le risposte stanno andando pesantemente verso l'orso, con tanto dei commenti con tipo 5.000-6.000 likes e tutto, che con proprio sono del team orso, capito? Perché team orso, perché... l'orso ti vuole bene, l'orso ti ama. L'orso dovresti saperlo gestire, cioè se non lo sai gestire finisce male anche lì, quindi cioè non stai pensando comunque a questa cosa, però vabbè. E ok, però allora da una parte c'è del becero ragazzi, perché c'è del becero e non c'è altro modo di chiamarlo. Dall'altra però secondo me c'è lo spunto di riflessione interessante, cioè
tutto questo è irrazionalità, perché la risposta razionale l'hai data tu. A livello, ma mi sembrava anche la più logica, probabilità è molto più probabile che non mi succeda nulla con un uomo. Quindi se creiamo la scena 10 volte, ok, a livello statistico 8 volte probabilmente andrà male con l'orso e probabilmente una volta andrà male con un essere umano. Poi ne parliamo anche di questa cosa meglio. Però questa è la razionalità. Se però abbiamo una situazione razionale è per come i media oggi parlano di questo argomento. Assolutamente sì. Perché quando tu sei un giornalista o sei appunto un editore e hai mille notizie che succedono, mettiamo anche solo in Italia appunto, e decidi quali raccontare, quali non raccontare, quali mettere in prima pagina, quali mettere in fondo, stai decidendo a cosa dare risalto. Un po' come nel periodo in cui si faceva la lotta all'immigrazione ed erano sempre gli immigrati, esatto, sempre anche lì si enfatizzavano sempre i crimini commessi dagli immigrati. Sì, non che oggi vada anche peggio, siamo ancora lì dentro. Però c'è stato proprio un periodo in cui era anche peggio. Sì. Sì, poi cambia dal posto in cui arrivano in base ai periodi storici, perché così ci puntiamo di più una nazione verso che un'altra e creiamo un razzismo ancora più forte, però è oggettiva questa cosa, in base a cosa diamo risalto una determinata notizia entrerà di più nella nostra testa. Cioè se da oggi vi inizio a dire tutti i giorni 5 notizie al giorno del bambino beve la Coca-Cola e si affoga, e tu penserai, okay, yes, tu inizi a bere la Coca-Cola con paura, ma non c'è modo che non succeda. E magari poi succede che t'affoghi perché sei condizionato mentalmente. Però, quindi poi t'affoghi davvero. Qua andiamo in cose pericolose che poi sembra che sia un'autocondizione. No, adesso stiamo facendo una battuta, sì, dai, per alleggerire un po'. Ok, quindi io credo che questa roba capitata su TikTok, che ripeto è becera, è stupida, dovremmo farci una risata, ma purtroppo non possiamo farci una risata su questa cosa perché temo sia un problema grave della società moderna. A me, quando hai detto la risposta, a me è venuto proprio da un po' fare il ghigno, no? Cioè, ti viene un po' la risata, però poi quando ti ci fermi a pensare, capisci che è un problema, cioè, ben più grosso. Sì. Non è solo una battuta qui. E il problema è la paura che ti rende irrazionale, la paura che ti rende cieco, la paura che davvero tutti gli uomini sono così, la paura che davvero anche una persona che conosci da 20 anni, perché ho letto commenti simili, possano all'improvviso domani far questa cosa, come se tipo dentro avessero qualcosa che non capisci e che non riesci a comprendere. No, è che può esplodere, come se fosse qualcosa di latente, sì, che tu hai solo perché sei uomo e che da un giorno all'altro potrebbe esplodere. Questo qua ammazza tutte le donne della famiglia. Oh, non è così. Posso? No, volevo un attimino chiudere questo discorso. Sì, perché anche a me, quando leggo delle donne che dicono ah, tutti gli uomini sono così, e quindi qualcuno risponde dicendo quindi pensi che anche tuo fratello, tuo marito, il tuo amico, sì, e loro dicono sì, io penso, cioè, ma come fai a vivere con questa concezione? Cioè, io non penso che tu, i miei fratelli, mio padre o comunque i miei amici stretti mi possano fare del male. Io uscirei da sola, ma proprio ad occhi chiusi, con ognuno di loro, ma senza problemi. Non ho questa paura verso le persone di cui mi fido e che conosco. E ve la vivete male, ragazze, se pensate queste cose, ma molto male. YouTube, non bannare questo video. No, infatti io ti sto bloccando perché mi è entrata una roba che ho letto ieri dal libro di Adam Grant. Ok. Che sto leggendo anch'io, ma dove non parla punto sull'importanza del far cambiare idea alle persone. Questa cosa del latente è stata menzionata proprio ieri da Adam Grant. Ok. Però sai di cosa si stava parlando? Dei neri e dei KKK. Perché racconta di come un musicista appunto nero che viveva appunto nel periodo in cui era molto più grosso, quindi parliamo degli anni 90, anni 2000, aveva iniziato a parlare con dei suprematisti bianchi, ok, per convincerli che quel razzismo fosse totalmente senza senso. E racconta proprio di una volta che era in auto con un suprematista bianco, ok, a chiacchierare, e praticamente lui gli ha detto ah, voi siete pericolosi, siete menti, mm-hmm, tutte le cose di razzismo, certo, che si sono pensate sempre da parte di questo tipo di persone. E lui risponde guarda che non sono pericoloso, non ho mai fatto male a nessuno. E la risposta è stata è latente dentro di te, ma potresti farlo domani. Esatto, perché anche loro rispondono potresti domani, ma ragazzi no. Sì, no, ma no, no, il punto una è una persona non si sveglia e decide di fare, non è così. Ma il punto è, vi rendete conto che state utilizzando le stesse parole di gente che faceva parte del KKK, che erano suprematisti bianchi? Vi rendete conto che è razzismo vero ma e proprio razzismo, assoluto? Certo che lo e è. Nasce dalla paura, ma anche quei suprematisti bianchi hanno paura, perché gli è sempre stata fatta una narrazione che l'uomo appunto nero è pericoloso.
Ed è giusto, infatti... no, hai paura tu per dei pensieri che tu interni, che ti ha dato la società, che ti ha dato magari appunto il giornale che enfatizza quel tipo di notizie e così via. Ma è razzismo, perché prendi un gruppo di persone, non c'entra l'etnia, c'entra il fatto che tu generalizzi su un gruppo di persone, quindi che generalizzi sugli uomini, che generalizzi su un gruppo di un'etnia specifica, su una religione, in tutti i casi è razzismo. Ed è perché grave. Perché l'odio viene, cioè genera la paura. Sì. È così. È così, è la paura genera l'odio, è tutto un circolo vizioso. È ovvio che sono tutte cose che poi si ripetono anche. E questo non vuol dire che non c'è il problema. Il problema c'è e si sta cercando di affrontarlo, magari non a sufficienza, e si può parlare appunto di ma come cercare di migliorare questa cosa. Certo che bisogna parlarne, è comunque un problema. Non vuol dire tutto ciò che il problema non esiste, che comunque non ci siano delle problematiche da dover affrontare. Certo che ci sono. È però uguale... è molto diverso farne un terrorismo psicologico, è una cosa molto diversa. Ed è uguale a dire che non c'è un problema nell'immigrazione. Certo che c'è un problema nell'immigrazione, non riusciamo a gestirlo, non riusciamo a controllarlo, e bisognerebbe trovare dei nuovi modi per gestire meglio l'immigrazione che entra in Italia. Ed è visto che porta più criminalità, perché semplicemente se crei tanta povertà, crei anche criminalità, ok? Questo sono dati oggettivi e cose che sono di fatto. Perfetto. Ma ciò non vuol dire che inizio a pensare che tutte che le persone tutti. Che arrivano da certi luoghi del mondo sono criminali, perché ragazzi, cioè, torniamo al 1900 così, e come non lo faccio per l'etnia non lo devo fare per il sesso, e come non vogliamo gli uomini beceri e rincoglioniti di 60 anni che dicono ah tutte le donne sono facili e scemenze del genere, non vogliamo neanche delle donne che dicono che tutti gli uomini potrebbero stupire la propria... cioè, dai, o su, peggio, su, signor editor, censuri le parole giuste, perché sennò sto video non esce. Però, secondo me, è questo un po' il punto. Ma io poi chiudo dicendo una cosa. A me non interessa cosa pensa una donna che neanche conosco di me, se pensa che io domani mi sveglio e impazzisco. Me ne frega nulla, cioè, ho la mia vita, sono consapevole di cosa ho dentro. Sì, ma poi non lo devono pensare le persone che hai attorno, dai. Sì, esatto. Alla fine è quello l'importante. Me ne frega nulla, alla fine, cioè, ve lo dico onestamente, me ne frega niente, ok. Ma è per voi, cioè, se io vivessi che tutte le persone che vedo possono impazzire e farmi fuori, raga, non ce la faccio, cioè non riesco più a uscire di casa. È quello. Quindi è quello. Vorrei riuscire semplicemente a comunicarvi una cosa: c'è un problema, va risolto, questo è in dubbio, siamo tutti d'accordo, non c'è una persona che non è d'accordo su questo, cercate una persona che non è d'accordo. I beci di 60 anni sì, ma sono anche quelli un po', sono vecchi e fra un po' muoiono, per fortuna. No, 60 anni no, però è esagerato. Tutti gli altri sono d'accordo che c'è un problema da risolvere, e qua va bene. Qui stiamo semplicemente dicendo, andate a vedervi i dati di quanti casi ci sono l'anno, sono tanti. Ma sono 300, 400, 500, 600, facciamo anche perché alcuni non vengono denunciati, vengono scoperti tutto, 1500 all'anno, 60 milioni di persone, 30 milioni di uomini, 1500 casi l'anno. Fate la proporzione e trovate la risposta di come non sono tutti. Cioè, allora uomini. Dovremmo anche iniziare ad aver paura di uscire in auto, perché secondo me a livello di probabilità è più probabile che hai un incidente in auto. Sì, è più probabile. Esatto, soprattutto se sei una persona che tutti i giorni prende l'autostrada, è più probabile che fai un incidente lì, che tuo fratello si svegli e ti faccia fuori quel giorno. Cioè, è più probabile quello. Allora iniziamo anche a demonizzare le auto, a non prendere più le auto, a non avere più una vita. Perché poi si tratta di questo, che non riesci più a vivere tranquillo. Ma poi questo estremo, secondo me, è ciò che ha creato l'endurity turno. Cioè, se create odio, si riforma odio dall'altra parte. Perché a un certo punto la gente non è disposta a prendersi odio gratis all'infinito. E quindi, secondo me, si sta affrontando un problema che esiste nel peggior modo possibile, come quando ve l'avevo detto sul cambiamento climatico. Si prendono delle cose giuste e le si porta nel modo sbagliato e si crea esattamente il contrario, perché oggi, secondo me, c'è più gente che ha voglia di inquinare di 10 anni fa. Esatto. Perché abbiamo talmente rotto le palle nel modo sbagliato, e secondo me oggi la gente ma vuole inquinare. Ma quello che ti voglio dire, cioè, siamo tutti d'accordo, ma io lo penso per entrambi i sessi, che bisognerebbe insegnare alle persone fin da piccoli l'intelligenza emotiva. Ma a uomini e a donne, ragazze, non solo agli uomini, solo che se tu prendi e demonizzi l'uomo o qualsiasi altra categoria di persone e gli continui a dire ma tu fai schifo, domani puoi svegliarti e fare i crimini peggiori, cioè giustamente una persona manco t'ascolta più. Quando invece c'è, quale dovrebbe essere l'obiettivo? Educare meglio entrambi i sessi. Quindi se vogliamo ottenere questo risultato non puoi comunque puntare sempre il dito contro le persone. E io comunque sono anche dell'idea che, ripeto, l'intelligenza emotiva andrebbe insegnata in ugual modo a maschi e femmine. Entrambe le parti. Sì.
perché anche le donne hanno delle mancanze emotive, così come magari ne possono avere gli uomini, però vanno insegnate entrambi. Però so che parliamo di un argomento dove c'è appunto paura, e quando c'è paura c'è irrazionalità. Beh, certo che c'è paura, cioè te lo dico anch'io da donna, io ero una persona che comunque da ragazzina usciva anche tranquillamente la sera dopo cena, mi facevo passeggiate da sola. Oggi, che poi io sono anche una persona che non legge tanta cronaca nera, ma comunque qualche notizia ti arriva sempre lo stesso, ho molta più paura. Io oggi forse una passeggiata alle 10 di sera da sola non me la farei più. Quindi comunque è una cosa che ti condiziona, e se stai lì a leggerla immaginati quanto ti condiziona ancora di più. Certo. E quindi vivi in questo loop di costante paura, e giustamente quando hai paura sei irrazionale, e quando sei irrazionale inizi ah no, è tutta colpa vostra, e no, non è così però, perché sennò poi non si raggiunge mai un punto di incontro e un punto in cui poi davvero le cose si cambiano. Sì, no, cioè si forma soltanto un'ulteriore guerra tra pure i sessi, sì, e trasforma in un altro estremismo, capito? Sì, sì, nulla di più, nulla di meno, perché l'estremismo porta sempre ad altro estremismo. Io credo che un problema comunque in questo argomento sia anche nell'uomo, che probabilmente è dispiaciuto dal fatto che ci sia questa problematica e che gli dia proprio fastidio, e che un po' si senta impotente e quindi che si blocchi un po', cioè che non sappia come rispondere. Però se devo darvi un consiglio, non cercate di non accettare che si arrivi ad argomentazioni così tanto estreme, perché in primis non state aiutando la persona che avete accanto, la persona che ha paura, la persona che è preoccupata. Li state a permetterle di parlare così, le state soltanto alimentando un flusso di paura che vivrà ancora peggio quella persona in questione, e non aiuta voi, non aiuta lei. Quindi cercate di avere il coraggio di far ragionare, e utilizzate i numeri, che è l'unica cosa che un minimo di solito ci porta, noi uomini emotivi, uomini e donne emotive, ad essere un po' più razionali. C'è anche chi non crede a quelli, perché poi sono tutti finti, però sì, vabbè, in generale almeno avere un attimino delle argomentazioni basate sui fatti è sicuramente utile. Io non so cosa esce poi a sto video, vi leggiamo, sono curioso, cercate, io ve lo chiedo sempre, non per me raga, cioè se vedo un commento ideologico becero, cioè pazienza, quella persona non ha recepito il messaggio, cercate però di non avere dei muri che non vi permettono di vedere quello che c'è, perché ripeto, il problema c'è, e il problema è anche grave, il problema va risolto, ma questo non vuol dire che ci si può permettere di generalizzare contro tutti, questo non vuol dire che bisogna aver paura semplicemente di vivere, bisogna secondo me avere certe accortezze. Io personalmente comunque ve lo dico, lo trovo sbagliato, ma io non mi sento libero di uscire al mattino, anche da uomo, perché oggi sento che c'è troppa criminalità in questo paese per farlo. Ve lo dico sinceramente, quindi... Ed è giusto, no? Però non è giusto, è sbagliato, dovrei poter uscire alle 4 del mattino, esatto, con tutto Gucci ed essere strasereno che nessuno viene a rapinarmi, a pestarmi o a qualsiasi altra cosa. Come dovrebbe essere una persona che non è appunto etero, che è omosessuale e tutto quanto, come deve essere tranquilla una donna. Però oggi io personalmente non vedo una situazione tranquilla per nessuno. Certo. Non vedo una persona. Perché poi, infatti il problema c'è. Il problema c'è ed è criminalità di vario tipo. Ma non si risolve con l'odio e con le discriminazioni. Tutto lì è quello che stiamo cercando di dire. Sì, sì. Spero sia stato interessante. Speriamo bene. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.